la squadra di casa. Aracri all'ottavo minuto porta a spasso la difesa della Cavese, ma il portiere salva. Sul ribaltamento di fronte è De Rosa a provarci dalla distanza dopo una sgroppata di 70 metri, ma senza esito. Passano solo 2 minuti sull'orologio, punizione dalla distanza di De Rosa, di poco alta la sfera sulla traversa. Al sedicesimo, sempre il fantasista della Cavese, De Rosa, ci prova dalla sinistra con un diagonale, ancora una volta senza esito. Bisogna aspettare il 33esimo per rivedere il Torrecuso. Punizione di Carrato, testa di Pascuccio e pallone che termina in fondo al sacco, ma il direttore di gara annulla la realizzazione per un fallo di gioco rilevato allo stesso giocatore autore del gol. Al 42esimo, errore in disimpegno di Conti, la palla passa ad un giocatore cavese, Russo, che tira a giro sul secondo palo, ma la sfera è ancora fuori. Nella seconda frazione il canovaccio della gara non cambia. Al secondo minuto di gioco c'è un corner di Carrato, testa di Lacava e il portiere riesce a deviare la sfera sul palo. Ancora un ribaltone veloce di campo, Pisani per la Cavese da fuori aria, cerca l'angolino basso, ma il portiere Spicuzza del Torrecuso riesce a controllare la sua porta. Al quinto minuto di gioco c'è un tiro di De Rosa, Pascuccio nel tentativo di liberare di testa rischia l'autogol. All'ottavo minuto sempre De Rosa, il giocatore cavese più pericoloso dell'intero arco della partita, a provare a beffare Spicuzza, ma il portiere del Torrecuso risponde alla grande. Al 26esimo c'è il colpaccio della squadra di casa, punizione a destra, battuta da Lopetrone, sbuca in mischia la testa di Diego Zerillo che infila la rete della Cavese. Nei minuti finali di gara c'è l'arrembaggio degli Aquilotti di Cava, ma il risultato non cambia e il Torrecuso riesce a portare a casa i 3 punti decisivi per questo inizio di campionato. Da fuori innanzitutto io credo che questa è una partita vinta per un ottimo secondo tempo, per la verità, dove loro pare che abbiano tirato una volta o due volte in porta, noi abbiamo cercato con intelligenza, veramente abbiamo cercato il gol, abbiamo preso una traversa e abbiamo meritato il vincere contro una squadra ben messa in campo, che teneva 9 punti, è venuto con i tifosi, che cavalcava contro dell'entusiasmo. E non era facile, assolutamente. Questa è una vittoria che ci fa stare tranquilli, tra virgolette, perché noi abbiamo affrontato prima il Savoia e Agropoli fuori casa, poi Pomigliano e Cavese in casa. A inizio di questo ciclo, insomma, non si sperava di stare qui adesso a 7 punti. Frutto di un grande lavoro, frutto di una società che ha saputo fare, ha saputo cambiare al momento opportuno, del direttore Zotti, che nel togliere e mettere abbiamo preso un paio di giocatori importanti, come quel ragazzo che è entrato al posto di Carrato, Lopetrone, che è un buon giocatore. Con la sua entrata pare che ha messo un poco meglio, diciamo, a posto il centrocampo. E siamo riusciti a tenere lì. E abbiamo trovato,
diciamo trovato questo gol che per la fine ci ha premiato. Vista davvero il pareggiare con la Roma e vincere con la Gavese? Lo so, è questo. Pareggiare con la Roma e vincere con la Gavese dimostra che noi siamo una squadra che se la può giocare con tutti. Se la può giocare con tutti significa può vincere con tutti e può perdere con tutti. Quindi verranno i momenti in cui le cose non andranno come stanno andando adesso, perché se è vero come è vero, che noi siamo esperti della materia, dobbiamo mettere in conto anche questo. Mister, il secondo tempo è cresciuta tutta la squadra, non è che il primo l'abbiate giocato male, però il secondo tempo mi sembra che abbiate intensificato il ritmo. Secondo tempo abbiamo fatto una gara intelligente, molto intelligente. Abbiamo preso una traversa, abbiamo fatto ne potevamo fare qualcun altro, e nel frattempo tenevamo a bada quelle che erano le loro fonti che ci davano fastidio, le rose in special modo, insomma. C'era questo ragazzo che ha fatto la buona partita su De Rosa, è vero che è andato lì, a volte qui sulla destra, ha messo due o tre parole, però diciamo che l'abbiamo limitato, perché De Rosa è un pericolo pubblico per questa categoria, noi siamo riusciti a tenerlo a bada, poi non è un ragazzino che può non fargli prendere mai una palla, no, io parlavo con uno lì, però De Rosa, infatti, De Rosa credo abbia fatto il minimo di quello che lui possa fare. Noi di fronte eravamo una squadra che destra classifica, che voleva vincere, che io ho letto sui giornali, dicevano che pensavano addirittura di vincere il campionato, o pensano ancora di vincere il campionato. Sull'onda dell'entusiasmo, 300 persone appresso, non era facile. No, infatti questo. Noi non siamo stati timorosi perché siamo timorosi di natura, noi siamo stati timorosi perché loro non ci hanno pure concesso poco. Io sinceramente ho visto invece una partita diversa, cioè ho visto il Torrecuso attendista, mi aspettavo più che facesse la partita, invece nel primo tempo sì, si è fatto imporre il gioco. Poi nel secondo tempo diciamo che ce l'hanno imposto più che altro. Vabbè, in genere conosco lei perché ha lavorato, lei in genere martella le squadre di casa. Ci guardiamo pure la castagna, come si suol dire. Ecco perché ho visto, diciamo, ho fatto una lettura diversa, quindi ho pensato, lei sarebbe studiata così oppure è stato proprio... No, noi abbiamo detto una settimana intera, arriva una squadra caricata e buona, una buona squadra. C'ha 9 punti e vengono qui per vincere. Non dico aspettiamoli, vediamo un po' di che pasta sono, che con quanta voglia, quanta veemenza ci vengono ad attaccare e poi casomai. Io credo che andarli subito addosso, con De Rosa così a centrocampo, arriva la Palomba, potremmo via gol e poi ci cacciamo da tutto questo, ci cacciano. Diciamo che non è che l'abbiamo studiata, sembra una cosa da grandissimo stratega. Diciamo che l'abbiamo indirizzata in un certo senso e poi alla fine ci è andata bene. Si poteva avere letta forte di un buon secondo tempo, io ci ho visto un buon secondo tempo. Anche perché la Gavese è calata pure un po', sì. Anche per questo. Insomma, è sempre una somma di cose che alla fine fa la partita. Sono stati gli episodi. E fanno perdere la bilancia da una parte e dall'altra. Poi specialmente partite equilibrate come queste, non è che. Va bene, grazie. Dura da digerire questa sconfitta perché tutto sommato il primo tempo la Gavese ha letteralmente dominato, non si contano nemmeno i tiri nello specchio, diciamo, e fuori anche dalla porta, mentre il Torrecuso non ha proprio calciato se non un'unica occasione in cui il gol è stato giusto annullato. Peccato che il secondo tempo, soprattutto per un rimpianto, che non c'è stata una grossa reazione da parte della Gavese sotto di un gol. Come se lo spiega? Ma è come se lo spiega? Vi spiego che comunque questa squadra che abbiamo affrontato è una squadra che è molto cattiva, una squadra arcigna, è composta anche da bravi giocatori e da un ottimo allenatore che carica questi ragazzi a mille. È normale che poi arriva la Gavese e quando tu ti aspettano sui campi non è mai facile vincere le partite, specialmente poi se hai comunque hai delle defiance, che attaccante squalificato, un altro attaccante infortunato, tanti under a disposizione, però purtroppo noi questo ci abbiamo in questo momento e dobbiamo lavorare con questo. Poi la società fa tanti sacrifici, ha fatto tanti sacrifici, però bisogna anche dare tempo per poi magari migliorare, sicuramente con l'avvento di qualche over, perché qua non è che si deve migliorare perché i giocatori siano magari non all'altezza. È normale che abbiamo bisogno di qualche giocatore in più, che io penso che la società si stia attrezzando per vederlo, però dobbiamo stare tranquilli perché noi veniamo da
da 3 vittorie consecutive, al di là di con chi l'abbiamo fatto, però abbiamo 9 punti. Ma alla prima abbiamo perso 1-0 su un episodio, su una palla inattiva, non bisogna fare drammi, perché io confido molto nella squadra. Sicuramente la squadra rispetto ad altre domeniche magari è stata un pochettino più leziosa, più magari poco cattiva, però i ragazzi stanno facendo un enorme lavoro e bisogna anche rispettare questi ragazzi che vanno in campo e mettono il massimo. Si aspettava che Santo Susto facesse un po' il gioco da lei per poi ripartire, cioè giocare al contrario una gara? Ma è quella la dimostrazione che noi andiamo sui campi per vincere le partite, poi ci possiamo riuscire o non riuscire, però purtroppo l'abbiamo persa. Però se devo proprio dire la mia, non dico che la partita la dovevamo vincere, perché comunque abbiamo sbagliato tanto sotto, diciamo, non abbiamo preso lo specchio della porta, qualche occasione abbiamo sbagliato con qualche tocchettino in più, però il pareggio era il risultato più giusto. Domenica con l'Agragas recupera Borrelli, pensa di riproporre Palumbo esterno come nelle precedenti occasioni, oppure è troppo presto per parlare già? Ma pensiamo adesso in settimana a lavorare con questi ragazzi che comunque quando poi si hanno delle critiche, delle contestazioni, bisogna anche stargli vicino e sicuramente non dobbiamo incorrere nell'errore di aver paura, perché il calcio è fatto così: quando si vince va tutto bene, quando non si vince... Diciamo che però è stata una leggera, qualche episodio isolato, perché il grosso della tifoseria ha applaudito i calciatori. Allora, io capisco la tifoseria e sono anche, come si dice, solidale, perché comunque è normale che questi tifosi si aspettano tanto da Cava, si aspettano tanto dalla Cavese, perché loro muoiono per la Cavese, come penso che siamo dimostrati, che noi siamo molto attaccati a questa squadra, abbiamo dimostrato l'anno scorso, lo stiamo dimostrando adesso, però io penso che vengono anche momenti difficili dove bisogna saper reagire e stare sempre tranquilli, come io chiedevo, non una esaltazione, quindi stare con i piedi per terra. Adesso non ci dobbiamo deprimere, dobbiamo reagire sicuramente domenica. Grazie a mister Chitti per la Gazzetta Cavese del Calcio e il Corriere del Pallone.